Magari se qualcuno vuole fare ovviamente le domande per far diventare questa discussione anche aperta con voi che siete lì, qualche curiosità ovviamente a Stefania che può raccontarle direttamente Sì, sicuramente noi capita di litigare tra compagni, noi non ci suicidiamo, noi non andiamo di queste intenzioni, Non vi però. parlate, sono dei momenti in cui non ci si parla No, nella non ci si squadra. parla. Momenti proprio, no, dei momenti dove non ci, neanche ci si sopporta, però c'è l'obiettivo comune ed è quello l'importante. Sì, in questo il manga è sicuramente un po' più la vita irreale che non è nelle squadre, due volte qualcuno non viene pagato, a volte qualcuno non ottiene quello che era stato promesso, ma insomma nel manga c'è una visione un po' più rosea Quello è vero, però al tempo stesso penso che la pallavolo forse è uno di quei pochissimi sport dove c'è meritocrazia, quindi arrivi a giocare ad alti livelli perché sei donna. Tutti si è mai pentito di aver fatto questo sport, ad esempio altre Tutti i discipline. giorni, ripeto, tutti i giorni. Qualche possono dare molto più visibilità, invece la pallavolo, nonostante il manga non abbia. No, perché sono una persona che è fatta per stare insieme. Per lavorare in gruppo, quindi sicuramente non avrei scelto uno sport da solista o uno sport magari come il nuoto dove sei tutto il tempo in vasca e non so cosa pensano le nuotatrici. Personalmente ho bisogno del contatto con le mie compagne, del contatto con la gente, del contatto col pubblico e ho bisogno di questo affetto, di questo amore, per me è una marcia in più. E poi ho tanti difetti, però penso che una delle mie caratteristiche principali è l'altruismo. E in una squadra ci sono tanti ingegneri e il mio ruolo da formichina. Però, come dice mio papà, sono i particolari a fare le cose grandi. Spesso la differenza tra vincere una sconfitta e una vittoria passa sempre qui che non ci sono schiacciate spaziali, che non ci sono salti, passa attraverso quelle piccole cose È ripetute vero, tutti i come giorni. dicevo prima, il miglior attacco è la difesa e questo è il mio compito. Penso che per un atleta, fatalmente che comunque sta sotto i riflettori, l'idea di essere osservata alla fine poi diventa più naturale, cioè che la gente ti guarda più come i tuoi compagni sui social. Quindi questa cosa ti piace poi alla fine, nel senso di essere guardata come donna, come atleta, come pallavolista, questa cosa che ti piace alla fine Beh, nella tua vita. ovviamente sì, ma c'è un discorso anche più sanguigno, almeno per quanto mi riguarda, nel senso che i tifosi, tutta la gente che viene al palazzetto a vedere le partite, c'è un rapporto così carnale, loro poi ci seguono ovunque, i cosiddetti ultras, li abbiamo anche noi, ci seguono ovunque, quindi c'è un rapporto, ripeto, così carnale. Per me ora è anche normale e naturale avere, non so, essere riconosciuta per strada, ovviamente nella città dove gioco, essere riconosciuta per strada, avere il sostegno o, non so, mille messaggi, È una gadget. cosa che ti fa piacere ovviamente, cioè nel senso che questo è gratificante dal punto Sì, di vista. ovviamente mi riempie d'orgoglio perché riuscire ad avere l'attenzione delle persone con un talento, riuscendo ad esprimere il proprio talento, secondo me non è cosa da poco. Una curiosità, nel secondo volume c'è una parte in cui Mimì sostituisce l'allenatore nell'allenamento con le ragazze. Ed è talmente severa che le ragazze quasi si ribellano. A questo punto c'è l'allenatore che dice una frase che di solito nelle squadre di pallavolo femminile è problematico avere un'allenatrice donna. È vero? Io ho avuto un'allenatrice donna ed era terribile, questo è vero, però parto dal presupposto che ognuno è allenatore di se stesso e quindi posso esigere dalle mie compagne sicuramente il massimo, ma come ogni cosa, ognuno è allenatore di se stesso, quindi se non lo vuoi tu in prima persona, difficilmente te lo può imporre qualcun altro, non c'è contratto che tenga se non una motivazione personale.
sul discorso dell'allenatore, perché siamo in argomento, è vero che è necessario che l'allenatore comunque, non dico sia un sergente di ferro, come è capitato spesso con i fumetti nei cartoni, ma deve essere comunque un duro, nel senso che com'è il problema della disciplina? Non nel senso di controllare le atlete, ma... La prima cosa di un allenatore è sicuramente cercare di capire chi ha di fronte, ovvero quando tu hai una squadra molto giovane magari è giusto essere un attimino più duri, richiedere una disciplina maggiore, un attaccamento maggiore, uno spirito di sacrificio maggiore, proprio perché dai un indirizzo e dai delle regole a questa squadra. Al tempo stesso però un allenatore deve anche saper rapportarsi alle sue atlete, perché comunque un allenatore è lui che ci porta a vincere e la squadra deve andare dove dice lui, e per fare questo ci deve essere fiducia. La passione, tu dici il tuo è un lavoro, ma è qualcosa che si mette un po', perché è una cosa, è un sogno di quando ero alla fine. Riesci ancora ad avere passione per poter giocare, oppure ormai nello sport business, come stiamo andando a vedere adesso, c'è la parte lavorativa è preponderante? Ti rispondo subito dicendoti questa cosa, raccontando questo piccolo aneddoto personale. Io sono sposata e anche da poco, e sono pugliese. E sono andata a Novara, mi ha offerto un contratto importante per un biennale, e quindi io ho deciso di lasciare la mia bella casa, la mia bella, tutte le cose perfette che avevo a casa mia, per andare a 1000 chilometri. E mio marito, io penso che la cosa più bella me l'abbia detta lui mi ha detto: Steffi, non devi andare lì per un discorso di contratto, quindi in termini economici, devi andare lì a far vedere quanto vali, perché lì in quella società, anche se a 1000 chilometri da noi, dal nostro mondo, dalla nostra vita, lì in quella società ti possono offrire qualcosa di più, però devi andare lì e devi far vedere quanto vali. Quindi la tua è una vita da pendolare, in amore, cioè nel senso che... No, diciamo più lui, però penso che sono nata libera, gioco libera, e non è una fede o un anello al dito che mi tiene legato a una persona. Penso che, magari sarà retorica, però quando tu stai vicino a una persona, a un atleta professionista che ha fatto tanti sacrifici, rispetti, soprattutto, quella è la prima cosa, rispetti quello che fa. Sì, però è un dubbio che nella vita di tutti i giorni, fare la spesa, mandare avanti una casa... non hai imparato a cucinare. Diventa più complicato. Non è facile sicuramente, però chi di voi, non lo so, ha studiato tanto tempo, ha lavorato tanto tempo e arriva lì per attendere un sogno? Il mio sogno era Novara, una delle quattro squadre più forti d'Italia. Mi hanno preso da un paesino sperduto della Puglia perché mi hanno visto e hanno creduto in me, e non sono piccolissima, ho 28 anni. Hanno creduto in me, mi hanno offerto un contratto biennale, per me, io ho risposto a queste aspettative. Quindi, certo, le cose vanno insieme, non avrei potuto fare senza l'amore e l'affetto delle persone che ho vicino, le cose vanno insieme. Però, per quanto mi riguarda, tu mi parlavi di passione, io ti dico no, io sono proprio cattiva. Sono proprio cattiva quando gioco. Però la passione fondamentale, penso, per assolutamente tornare in palestra, è una cosa molto ripetitiva. Assolutamente sì, se poi pensi che una passione nasce da un cartone animato e da un fumetto, perché è vero che nasce così, oggi davvero mi fa sorridere. Oggi essere qui per me è una cosa bellissima, perché penso di fare di essere una persona fortunata a fare quello che mi piace. Che tu sappia, ci sono anche altre persone che si sono appassionate alla pallavolo e magari hanno iniziato a giocare a livelli agonistici leggendo Mimì o altri. Io penso tutta Italia. Presenti esclusi. La nazionale adesso, che ha vinto gli ultimi due campionati europei, secondo me almeno l'80% delle giocatrici ha iniziato quasi in serie. Prima perché la pallavolo è uno sport, come dicevo giustamente Stefania, molto importante per l'aggregazione. Quindi a quell'età, 12, 13, 14 anni, quando le ragazzine iniziano a giocare,
è perfetto per iniziare proprio un rapporto di socialità, mentre il fisico si sviluppa, inizia la fase della pubertà, c'è una forte richiesta da parte della giovane, soprattutto ragazza donna in Italia, di essere aggregato a un altro gruppo. Vedo che io lo posso dire bene perché mia figlia ha appena iniziato a giocare a pallavolo, quindi ho iniziato a frequentare il mondo degli under, stile anche di Mimì, e molto aggregante, molto, le cose che diceva prima Stefania sono assolutamente molto autentiche, lo spirito di gruppo che si porta in più. In quegli anni, diciamo 80, 90, è stato un martellamento, era su tutte più volte al giorno, di conseguenza veramente cambiato. In Italia c'è anche una situazione particolare per cui non ci sono tantissime, perché al di là di quello che si dicono, non ci sono tantissime opportunità per una donna, per una ragazza di fare sport, quindi non è che ci sono dappertutto piscine o campi. La pallavolo ha una buona ramificazione di base, si gioca nelle scuole e di conseguenza è più facile questo percorso. Qualche domanda? Vai. Due domande. Proprio inerenti all'ultimo appunto fatto sulle donne. La cosa interessante del manga è che sono gli anni 60, è il Giappone, una nazione abbastanza tra virgolette maschilista, e c'è questo gruppo di donne che arriva alle Olimpiadi e vince, insomma, fa un sacco di cose. E la mia domanda è appunto questa. Voi vi sentite anche, sentite questo ruolo per le ragazze, per le donne, anche in Italia? Lui prima diceva che è difficile per una ragazza affermarsi o comunque fare sport, anche in Italia è così? Cioè, vi sentite un po', insomma, delle icone femminili che portano avanti anche degli ideali di tipo femminile, femminista? Sì, ma in una chiave un po' più umile, almeno io parlo, cioè, per me, nel senso che non posso parlare a livello nazionale, posso parlare di quello che mi accade accanto, e ci sono tantissime, io sono andata anche nelle scuole a parlare, a incitare, a parlare con i genitori, a incitare i ragazzi. È giusto, ecco, sono un esempio, mi sento di essere un esempio di sportiva, di donna, di professionista per i bambini, per i ragazzini, quello sì, quello sì. Come donna a livello nazionale, io penso che quando si esprime qualcosa con il proprio talento va sempre bene, ecco. Certo. Perché non ci sono scorciatoie. Certo. O sei brava e sei forte, stai lì, o sei altrove, non ci sono scorciatoie, lo sport è così. Certo. E l'altra domanda è un po' più tecnica, ma il Giappone è forte veramente a pallavolo adesso? Cioè, nonostante Oni e Benji, sappiamo che a calcio in realtà non è vero che sono così forti, nonostante Oni e Benji, eccetera, ma in pallavolo la nazionale femminile del Giappone è forte o? Guarda, io preferirei non rispondere per un semplice motivo, per scaramanzia, perché tra poco c'è la Coppa del Mondo in Giappone e la nostra nazionale italiana sarà impegnata lì, quindi per scaramanzia non rispondo. Comunque il Giappone femminile, per dire, nell'ultimo mondiale l'anno scorso è arrivato terzo, ha avuto un momento di appannamento e quella nazionale quei livelli lì non li ha mai più raggiunti. Era, come dicevo, una cosa molto particolare, cioè, ha avuto questo successo che si è testimoniato poi dal manga, perché ha rappresentato un momento storico assolutamente particolare. Il Giappone usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, l'Olimpiade di Tokyo era il momento in cui dimostrare al mondo non solo che il Giappone aveva superato lo shock della guerra, l'umiliazione della guerra, che aveva, ricordiamoci, lasciato gli americani in Giappone per anni, e di conseguenza aveva comunque creato una sorta di dipendenza. La pallavolo femminile di questa squadra di giocatrici, lavoratrici, diventa l'emblema di un Giappone che sa rialzare la testa e dopo l'umiliazione e la sconfitta mondiale arriva. Per cui è diventato davvero un'icona e io ho incontrato in Giappone un sacco di gente che aveva vissuto
quell'epoca del 64, non mi ricordi, che parlava ancora di quella squadra, adesso che sono passati come tanti anni, come l'allenatore Lematsu è un allenatore che è stato studiato per anni, perché lui era, non era un allenatore, all'epoca le cose succedevano in maniera molto diversa, era un amministrativo di questa società tessile, che a 30 anni venne preso e mandato a fare l'allenatore. Scoprì questa teoria dell'agilità, il discorso che facevamo prima, i giapponesi erano molto bassi ma estremamente agili. Lui faceva di notte questi allenamenti sulla difesa, sull'agilità, aveva capito che nella pallavolo femminile c'è un'altra possibilità, non soltanto la potenza, non soltanto i centimetri, ma l'agilità, ed è per quello che è diventato così importante, non è soltanto una vittoria sportiva, rappresentava all'epoca il riscatto di un paese. Avevo due domande. La prima, volevo sapere quali cambiamenti ci sono stati nel passaggio dalla carta alla televisione per quanto riguarda appunto il caso di Mimì. E la seconda, un po' più personale, per Stefania. Volevo sapere esattamente che cosa ti aveva tanto affascinato del cartone. Perché ricordo che il fascino della pallavolo negli ultimi anni, insomma, elementari, media, era quasi una parte obbligata. È stato così per me, era così per le mie compagne di scuola, eccetera, però per tutti è stato comunque qualcosa di passeggero, nessuno ha mai fatto il grande salto passato a terra, il professionismo. E quindi ho voluto di sapere qualcosa di più. Il cartone animato mi ha appassionato tantissimo, perché mi ha appassionato la storia, mi piacevano gli intrighi tra le giocatrici, mi piaceva questa Mimì scapestrata o questa Mina Zucchi scapestrata, però molto forte, questa voglia di vincere, non lì a guardare le partite. Quindi probabilmente un gusto personale. A questo ci metto anche il fatto che poi ho cominciato a giocare a pallavolo e ho unito le due cose. Ma proprio davvero il gusto di guardare questo carro animato che non è attaccata lì alla TV, semplicemente questo. Per quanto riguarda le differenze tra manga e anime, innanzitutto nell'anime è stato allungato, cioè gli eventi sono narrati in modo più lento, vengono aggiunti dettagli, ci sono scene non presenti nel manga, oppure anche a livello di animazioni, cioè è diventato famoso non solo in Mimì ma anche in altri sport. Uno che schiaccia, sta di ferma, guarda il campo avversario, trova l'unico punto fermo e schiaccia lì. Nel manga quella è una vignetta con la ragazza che sta schiacciando. Nell'anime viene usato molto tempo perché per risparmiare. All'epoca l'animazione giapponese era di un livello tecnico infimo praticamente, cioè il paragone con Disney non si poteva neanche fare. Questo perché serviva gli episodi erano realizzati settimanalmente, quindi c'era poco tempo, e avevano dei budget irrisori, quindi c'erano animazioni riciclate, ferme immagini, anziché se c'era un lago, anziché animare tutto il lago, si faceva una foto del lago e una panoramica. Quindi un Mimì che sta 5 secondi ferma a rete, sono 4 secondi di animazione risparmiati. Hanno fatto immediatamente un grande successo, immagino. Sì, sono successivi. L'anime mi pare sia del 69 o del 70, il manga è stato nel 68, cioè pochissimo tempo dopo. Quindi all'epoca era ancora abbastanza arretrata l'animazione giapponese dal punto di vista tecnico. C'è stata una crescita veloce. Io penso in realtà agli anni 80 e agli anni 90, dove anni 80 e anni 90 si sta introducendo l'informatica nell'animazione, quindi c'è una qualità molto superiore e nel 68, fine 70 è ancora tutto a mano praticamente. Anch'io confermo che effettivamente, anche secondo me, non è tanto un caso suo o di altre professioniste, questa appassionata di per aver visto il mio. E io mi rifiuto proprio a chiamarmi Mimì perché si chiama Cosa. Perché io ricordo, però io probabilmente sono un po' più vecchiotta di lei, che effettivamente così come maschio era uguale calcio, così femmina era uguale pallavolo, già ai tempi, già alle elementari e tutto.
Quello che invece io chiedo sempre a chi riesce a uscire dalla mina, in questo caso per uno sport, lei non è mai stata presa in giro per questa passione, perché io le spiego. Io ricordo, a me è successo personalmente, ma sicuramente tutte le mie compagne di classe, di scuola, sicuramente tutta la mia generazione. Quando una arrivava al corso di pallavolo pomeridiano, che si diceva proprio dopo la scuola, che è il classico di tutte le scuole medie, eccetera, ci diceva: perché vuoi giocare a pallavolo? Prima ancora che la ragazza rispondesse, c'era il maestro, il professore, che noi amo definirlo, che diceva: spero non per i cartoni animati. Al che o una stava zitta, o una, cioè, praticamente faceva finta di non aver riso, diceva: no, perché dobbiamo posso fare nella vita quelle cose. Si inventava queste cose. Ma è successo questa cosa? Cioè, è cambiato probabilmente in giro di pochi, di pochi anni, o forse tanti, non so, perché non sapendo quanti anni ha lei, non so, 28 anni. Come? E allora diciamo che ci sono un bel po' di anni di differenza, è cambiato oppure questa, diciamo, chiamiamola questa generazione successiva di ragazze che hanno guardato Minnie, quindi ha parlato il professore, invece in un passaggio televisivo giù di lì, non hanno trovato questo astio, perché il corpo era veramente astio da questo punto di vista, questo informo che mi hanno... Io le posso dire una cosa, per quello che mi riguarda nessuno mi ha mai preso in giro, ma dal cartone animato il mio passaggio non è stato tramite le scuole, ma è stato subito con una polisportiva, quindi in una società subito. Cioè mi sono iscritta subito a pallavolo per diventare giocatrice, per giocare, quindi come magari si porta un bambino in un club di calcio per imparare a giocare a calcio. Quindi il mio passaggio è stato diretto in un discorso già professionale. Quindi non è passato per le scuole, ed ecco perché io non ho avuto questo discorso magari del cartone animato o meno, ma neanche mi è stata fatta la domanda: perché vuoi giocare a pallavolo? Ero lì e perché mi piaceva. No, beh, e anche perché dire, forse... Mi fa piacere che sia passato, che anche in giro di, diciamo, 7-8 anni sia passato questo pregiudizio che avevano... cioè gli insegnanti proprio di educazione fisica avevano questo tasto di odio, nel senso che dire che è appassionata al pallavolo perché guardava i Minnie o che vuole provare ginnastica ritmica perché l'hai visto Hillary era quasi dire un'eresia, come a me è successo anche anni dopo, perché io mi sono iscritta a Giappone, trovato in Giappone, perché avevo studiato, spero non per aver giocato l'animato, perché c'è sempre stato, cioè almeno la mia generazione ha veramente patito questa... Io le posso dire che l'unica cosa che mi hanno detto i miei insegnanti era che facevo un sacco di assenze per colpa della pallavolo, quindi questo è l'unico rimprovero che mi hanno fatto. Ma mi fa piacere che è stato superato anche abbastanza recentemente, perché gli anni di differenza non sono così tanti, di questo spoglio, insomma, che finalmente... Scusi, ma poi lei che cosa ha risposto? Ma io onestamente credo di essere stata da quelle che inventavano, dicevano: figuriamoci se si possono fare queste cose nella vita. Io credo di aver risposto così ai tempi, perché mai e poi mai avrei voluto, diciamo, mettermi a trollare con il mio maestro, che tra l'altro era proprio questo che teneva, era proprio l'insegnante titolare della mia classe, per cui mai e poi mai mi sarei messa lì. Però ricordo che anche tutte le altre ragazze, insomma, sembrava quasi presa, cioè una futura, se uno avesse detto: guarda, tu non hai stoffa, quindi lascia perdere, ci stava anche il discorso. Però sentirsi dire che, cioè, per aver visto un cartone animato, sì, queste cose posso dire che è stata qualcosa che ci ha accomunato per quanto riguarda proprio tra ragazzine, no? Si parlava proprio di questo, forse, almeno per me, ma non assolutamente il discorso comincio a giocare a pallavolo perché visto il cartone animato allora magari motivo per essere preso in giro, no. Ma mi fa piacere per lei, mi fa piacere anche perché davvero un bel ricordo. Di questa io ricordo anche ragazze che poi non credo che siano mai diventate professioniste, poi io non ho seguito le cose, però io ricordo che c'erano delle ragazze più alte di me, più brave di me, che però magari sentendosi dire queste cose poi pensano male anche dello sport. Il discorso è un altro, io penso che un cartone animato alla fine a un ragazzino o una bambina ti fa sognare, quindi che problema c'è? Mi fa piacere, quindi spero che anche lei utilizzerà lo strumento cartone animato in questa maniera positiva. Sì.
Preferisco, pensandoci ora, meglio il cappello in manto e poi magari scendere giù in cortile e giocare con una palla a pallavolo piuttosto che stare 25 ore su 24 sul computer, sicuramente. Altre domande? Se non ci sono altre domande, allora io vi saluto e vi ringrazio tantissimo, sono stata molto bene, grazie. Grazie. Mi raccomando, andate su animeclick.it per tutte le notizie su animazione e fumetto giapponese. Vieni di comprare il manga.